Siamo giunti all'ottavo video. Continuiamo a parlare della prima forma, la Shuilin Tao. Oggi vediamo un po' della seconda parte, le tecniche Jat Sao e Fuk Sao. Molte persone eseguono il Fuk andando verso l'alto. Dovresti invece eseguirlo parallelo al pavimento e le dita dovrebbero fare un angolo superiore a 45 gradi per avere un maggior controllo. Il Fuk è uno degli movimenti primari usati nel Chi Sao, un esercizio di contatto e di riflesso che vi spiegherò in un'altra pillola. Userò il Jat Sao impattando il colpo dell'avversario in questo punto. Di seguito userò il Fuk Sao, controllerò il polso in modo che non possa alzare il braccio, così da poterlo colpire mentre controllo il suo gomito all'esterno e di conseguenza avrò una situazione e una posizione molto vantaggiosa. Grazie per avermi seguito. Vi aspetto alla prossima pillola.